Annuncio strano. Perché annunciare ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi? Perché a loro? Annunciare cosa? Quale buona notizia ai poveri? Da parte di chi il perdono ai prigionieri? Quale vista ai ciechi? Da chi liberare gli oppressi? Cosa sarà mai quest'anno gradito al Signore? Per questo annuncio Dio si è fatto carne in una grotta. Anzi, Gesù è questo annuncio fatto carne. È Gesù stesso che afferma questo di sé e concentra ed esprime in questo annuncio tutto il suo mandato e tutta la sua missione. Lo Spirito del Signore è su di me, a causa di questo mi ha unto per annunciare. Per questo annuncio Dio Gesù è stato considerato principe dei demoni, bestemmiatore, è stato incatenato, flagellato, messo in croce e ucciso. Forse qualcuno ha pensato che un annuncio così, solo perché si era fatto carne, si potesse uccidere e far tacere in una tomba. Per questo annuncio Gesù, Dio, è risorto in tutta calma dalla morte, è apparso ai suoi, li ha unti di spirito paraclito e li ha mandati nel mondo. Per questo annuncio Gesù ha riempito i suoi discepoli della potenza del Santo Paraclito per cacciare i demoni, guarire le malattie e compiere ogni miracolo. Per questo annuncio alla Chiesa è stata data voce divina, parola ispirata, potenza celeste sulla terra. Nell'istante in cui la Chiesa e i discepoli di Gesù non annunciano questo annuncio, essi vengono fagocitati dal mutismo e dal ridicolo, perdono ogni sapore spirituale e immediatamente diventano calpestabili dalla storia e dagli uomini. Questo annuncio è un annuncio distruttivo, il più distruttivo mai espresso e ascoltato. Questo annuncio è un annuncio costruttivo, il più costruttivo mai espresso e ascoltato. Questo annuncio è la causa e il fine di tutto e di ogni cosa. La cosa più orribile e spaventosa per alcuni è la cosa più splendida per altri. In queste parole c'è il seme che distruggerà tutti gli imperi umani fondati sull'ingiusta ricchezza e costruirà l'impero del vero benessere per tutti gli uomini, secondo il cuore di Dio. Ovvio che per colui che annuncia e incarna la fine di tutti i regni umani fondati sul potere e sull'ingiustizia non ci fosse posto per lui appena nato, nemmeno in un piccolo albergo, ma fu trovato posto immediatamente su di una croce, appena fu possibile. L'annuncio viene rivolto a delle categorie ben precise. I poveri sono coloro che nella miseria e nell'indigenza non riescono a soddisfare serenamente le loro necessità fondamentali di mangiare, bere, dormire, coprirsi, né tantomeno riescono a realizzare le proprie aspirazioni. I prigionieri sono coloro che, frutto di una società malata, si sono resi colpevoli di azioni e comportamenti non vitali e pericolosi e perciò sono stati messi in prigione. I ciechi non sono solo i non vedenti, ma anche coloro che mancano di ogni visione e di sapienza intellettuale e spirituale, coloro che vivono nella totale ignoranza di tutto ciò che serve all'uomo per vivere bene la propria vita. Gli oppressi sono gli schiavi affranti da ogni tipo di tirannia e prepotenza. In ogni angolo della storia e in tutte le religiosità si attende un messia, un profeta, un re che liberi i poveri, sciolga dalle catene i prigionieri e dia il via a un'era nuova e luminosa. Un messia liberatore dal potere sconvolgente che in modo miracolistico e magico risollevi i poveri dalla loro situazione. Questa idea di messia è un'idea molto comoda al potere per tenere nell'illusione e nella totale rassegnazione i popoli. Il Messia è il dono del Padre all'umanità, ma è facile trasformarlo in sostanza stupefacente per i popoli, come genere di conforto spirituale tra i morsi della fame, della paura, dell'ignoranza. Un Messia così è stato comodissimo anche ai dirigenti del popolo ebreo, per assorbire nei millenni il malcontento del popolo e trasformare ogni ribellione in sottomissione e ogni richiesta di giustizia in rassegnazione. Anzi, la religione ebraica fonda la sua speranza nell'attesa del Messia che ristabilirà tutti gli equilibri. Per questo, anche dopo una così lunga attesa, non è stato certo facile per i dirigenti del popolo accogliere il Messia Gesù come figlio di Dio, perché anche se Gesù manifestava chiaramente la sua provenienza divina,
non era certo il Messia che poteva far loro comodo. In che modo Gesù il Messia, attraverso questo annuncio, libera il suo popolo, libera da povertà, prigionia, ignoranza, schiavitù? L'annuncio di Gesù non è in linea con nessuna delle proposte spirituali umane, dove ai poveri, ai miseri, ai prigionieri, agli ignoranti, agli schiavi vengono insegnate ideologie spirituali meritocratiche utili a raggiungere il paradiso, pur rimanendo rigorosamente nella miseria e nell'indigenza. Dove si insegna che nella nostra società i poveri sono un'indispensabilità fisiologica, una necessità storica per l'equilibrio delle parti. Dove si insegna ai poveri ad annusare l'aria dell'eternità, diventando ricchi e virtuosi dentro, con la forza della rassegnazione e della sottomissione, rimanendo nella schiavitù e nella penuria più totale. Dove si insegna la via della carità surrogato, la via attraverso la quale la generosità dei pochi, che hanno in mano la quasi totalità delle risorse terrestri, supplisce ritmicamente alla povertà dei molti che non hanno nulla. La carità supplettiva è un ottimo integratore sociale nei casi di totale emergenza, ma non può assolutamente ristabilire gli equilibri sociali in modo ordinato e armonioso. La carità risolleva, certo, ma non è in grado di ispirare i popoli a diventare loro stessi protagonisti della ricchezza e del benessere totali. Aiutare gli altri nelle necessità è uno degli appelli più possenti e indiscutibili di Gesù. Le beatitudini poi affermano come c'è perfetta e totale beatitudine per tutti coloro che per vivere il Vangelo sono costretti dalla tirannia del mondo alla povertà, alla fame della giustizia e rispondono con pace alle persecuzioni. Ma è chiarissimo e ovvio più del sole che Gesù in nessun modo avalla la povertà e la miseria dell'uomo come una situazione desiderata da Dio. Insomma, la carità è sacra, ma ai poveri va fatto l'annuncio che per loro c'è una felice notizia. La felice notizia di Gesù non è una rivoluzione, è molto molto oltre, è il seme. La felice notizia di Gesù è che la povertà e la miseria non sono necessarie in nessun modo, non sono volute né supportate da Dio. In Dio non esistono povertà e miseria, esistono solo nella mente della gente. La felice notizia di Gesù è il seme della conoscenza che rivela la procedura spirituale e intellettuale perché tutti possano vivere nel benessere e nella pace. È il seme indistruttibile che potrà ispirare i popoli e le genti a iniziare a desiderare correttamente e in modo luminoso e divino di vivere su questa terra fieri e umili, intelligenti e sani, non violenti, nel benessere e nella pace. Gesù annuncia, anzi, lui stesso è l'annuncio che rivela ai poveri come la loro povertà dipenda certo dall'ingiustizia dei potenti ricchi, ma dipenda anche da loro ignorare la procedura corretta per vivere la vita secondo altre ispirazioni e pensieri. È l'annuncio che vivere bene o male non deriva da un destino superiore, è una scelta interiore profonda e dipende dalla potenza e dall'altezza dei nostri desideri. La povertà, la prigionia, l'ignoranza, la schiavitù non sono un destino al quale sottomettersi, ma una conseguenza matematica dei nostri desideri. Desideri che non si sono lasciati ispirare dai desideri di Dio, ma irretire dalle illusioni degli uomini. L'annuncio rivela agli ignoranti, ai ciechi, che la procedura per vivere bene e ricchi dei beni di Dio anche sulla terra esiste e risiede nella conoscenza della parola di Gesù, risiede in Gesù stesso. Esiste la procedura per vivere nel benessere senza competizione, senza violentare e distruggere la vita degli altri né quella della terra in cui viviamo. I poveri, definiti da Gesù anche come prigionieri, i ciechi ignoranti, gli oppressi schiavi, sono il frutto sociale aritmetico degli imperi fondati sull'ingiusta ricchezza, sull'ingiusta gestione dei beni e delle risorse, ma non solo. Sono il frutto anche di desideri sbagliati, gretti e senza fede. Sono frutto dell'ignoranza, della non conoscenza e della mancata pratica di una procedura divina che, secondo i desideri di Dio, può far vivere nella pace e nel benessere. L'annuncio è che non i ricchi devono soccorrere i poveri, ma ai poveri viene annunciata la realtà, l'intuizione sacra, che il benessere e la bellezza
sono per tutti, che tutti possono, devono, diventare ricchi e felici secondo la ricchezza di Dio e la bellezza dell'uomo. Non sono i ricchi che devono annullare la povertà, ma sono i poveri che devono avere in Dio altre luci e intuizioni per la loro vita e il loro destino. E tutto questo non per un benessere egoistico e fatalmente superficiale, ma per magnificare il nome di Dio e realizzare il suo regno di armonia e di straordinaria bellezza per tutti.